Good morning youtubers, state vedendo le immagini di Doom Multiplayer della Open Beta disponibile in questi giorni in modo gratuito per tutti. Purtroppo non è possibile muovere qualche passo nella modalità offline, cosa che avrei veramente adorato, ma è presente soltanto il multiplayer in modalità Deathmatch e Re della Montagna in due mappe differenti. Re della Montagna è una sorta di conquista con le postazioni mobili. Ovviamente lo stile di gioco del multiplayer è quello arena, con qualche rimando a Quake, ma con le dovute differenze. Anzitutto qui è possibile entrare con un loadout di due armi più una granata che saremo noi a scegliere tra alcune classi predefinite più quelle che sbloccheremo noi, inteso proprio come classi vuote da customizzare a nostro piacimento. Le armi utilizzabili nella beta sono un po' le classiche armi che si trovano negli FPS arena, quindi il fucile a pompa, lanciarazzi, il fucile al plasma, il fucile a raggio elettrico, il fucile d'assalto e poco più. Le granate sono sia classiche sia granate che funzionano a modi teletrasporto, e poi ce n'è una che risucchia la vita dei nemici dandola a noi. È stato poi implementato un menu di personalizzazione delle armi e armature piuttosto dettagliato, che consentirà di rimodellare il nostro personaggio e le nostre armi a piacimento con le verniciature e le mimetiche che si sbloccano giocando. E devo dire che la personalizzazione è fatta bene, in modo molto accurato. Hanno ascoltato qui i consigli dei player che hanno giocato la closed beta e che si erano espressi in tal senso tra le modifiche auspicate. Il risultato quindi è un gran bel lavoro di customizzazione, ed in gioco non ho mai trovato un altro player customizzato come me, nonostante alla fine dei conti sia le primissime ore di gioco e quindi i pezzi sbloccati sono ancora pochi, però ecco, non ho mai trovato un duplicato. Ma veniamo a parlare un po' del gameplay del gioco stesso. Ovviamente chi è appassionato di Quake avrà già notato qualche somiglianza con questo titolo, ma avrà notato anche delle differenze, compreso quindi il discorso del loadout customizzati pre-partita e non con armi che si prendono nella mappa. La struttura comunque è la classica dei multiplayer arena, con la vita che si rigenera soltanto andando a cercare i pezzi di vita per la mappa, così come i pezzi di armatura. C'è poi un drop peculiare che è la runa infernale, che permette di mutare in un mostro. In questa beta era possibile mutare soltanto nel Revenant, ma nel gioco completo sarà possibile farlo in diverse forme, e anche quelle sono customizzabili prima della partita in base ai personaggi che avete sbloccato. Per quel minuto voi sarete overpower, ovviamente con 300 di vita one shotterete, e ci vorrà un bel po' prima che il team avversario vi butti giù. A quel punto però, oltre che morire, dropperete anche la runa infernale, e verosimilmente saranno proprio i vostri avversari a rubarvela e mutare loro nel Revenant o in qualsiasi altro mostro sarà poi disponibile a rilascio. Se invece non vi faranno fuori ma scadrà il tempo della mutazione, la runa poi spawnerà in un altro punto della mappa dopo un po' di tempo. Oltre alla runa infernale, come altro drop speciale, c'è anche quello che aumenta la velocità del personaggio e quello che quadruplica i danni che infliggerete. Inoltre c'è poi un'unica arma droppata, almeno unica nella beta, poi nel gioco vero e proprio immagino ce ne saranno di più. Comunque non si tratta ovviamente di un'arma presente dei loadout predefiniti, ma è possibile prenderla soltanto una tantum quando spawna in giro, e anche quella praticamente one shot, perché se non sbaglio faceva 150 di danno, e molto raramente troverete un PG con 100 di vita più 50 o più di armatura, quindi al 99,9% dei casi ucciderete appunto con un colpo, solo eccetto ovviamente Revenant che ha 300 HP. Per quanto riguarda le armi, tutte hanno due modalità di sparo: la prima con il click sinistro del mouse, che è poi lo sparo classico, e la seconda con il click destro. Per esempio il fucile a pompa, andando in aim, aumenta la gittata. Il fucile a raggio elettrico con lo sparo speciale crea una sorta di strato elettrico nel terreno che coinvolge più nemici, anche se fa meno danni rispetto al colpo diretto. Il tasto destro del mouse può essere usato per far detonare i razzi del bazooka prima che impattino contro una superficie. Pensate ad esempio a quando capite di aver missato il bersaglio di qualche centimetro e il missile gli sta passando a fianco. Ecco, con il timing giusto non sarà più un colpo sbagliato, perché saremo noi a farlo esplodere accanto all'avversario cliccando il tasto destro del mouse, e così via. Il fucile di precisione, poi tenendo premuto il tasto destro, si ricarica e spara un colpo più potente. Insomma, ogni arma ha la sua abilità peculiare, e anche questa è una caratteristica degli FPS arena. Il personaggio poi non corre, o meglio corre sempre, diciamo che non è possibile farlo scattare con shift, e questa cosa mi è mancata assolutamente, visto che come sapete non gioco agli arena, e in tutti gli FPS in cui gioco con
premere shift si scatta, quindi anche in Doom ero fisso a premere shift, anche se la cosa non serviva a nulla, ma diciamo che è un difetto di fabbrica, ecco. Comunque potrebbe essere solo una mia impressione dovuta magari al fatto che sto passando un sacco di tempo su Dirty Bomb, ma il personaggio mi sembra correre un pochettino troppo poco, il passo è un pochettino legnoso, cioè sì il doppio salto ma anche quello è lentino. Personalmente preferirei una mobilità un pochettino più accentuata, un po' più rapida del personaggio, anche per doggiare meglio e rendere più effettivi gli spostamenti con il doppio salto, ma anche semplicemente per andare in giro nella mappa, visto che come in tutti gli arena si è sempre in movimento per prendere i pezzi di armatura, per prendere la vita e perk vari. Ci sono poi moduli hack che hanno delle abilità speciali, ad esempio vedere il timing degli spawn dei drop oppure la vita degli avversari, e funzionano a tempo e vengono droppati alla fine della partita per la partita dopo, e si attivano per un certo periodo di tempo e poi si consumano. Oltre a questo, ragazzi, c'è da aggiungere che il gioco non mi sembra girare particolarmente bene su PC, o meglio soffre di cali di frame rate piuttosto pesanti, soprattutto se pensiamo a che tipo di gioco è. Nel comparto multiplayer e più in generale manca una fluidità e una reattività dei comandi che invece io mi aspettavo di trovare in un FPS arena, mentre qui sembra sempre un po' burroso il controllo del player. Altra cosa che non mi è piaciuta assolutamente è il sonoro. Alcuni effetti sono fatti bene, alcuni effetti sonori, altri sono un pochettino datati, come le voci continue stile FPS arena anni 90 sulla situazione delle kill, oppure quando spawna la runa infernale, ecco, quelle voci lì sono un pochettino fastidiose. E per quanto riguarda il feed degli spari, cioè quando appunto gli spari arrivano a voi, non c'è un effetto sonoro deciso che ci allarma, a meno che ovviamente non prendiamo una bazookata diretta tra capo e collo, e quella sì, casino lo fa. Ma se ci sparano con il frezzino, per fare un esempio, potrebbero toglierci anche il 50% della vita prima che ci accorgiamo che quel rumore di arma in lontananza è quello che sta colpendo noi. Voi capite che nelle fasi concitate di gioco, che c'è gente che spara in ogni direzione, bombe, esplosioni, il rumore del jetpack, la voce del tizio, diciamo che in quel casino, quando c'è qualcuno che vi sta bersagliando e non c'è un feed sonoro udibile, bello, deciso, che ce lo fa capire, è un po' un problema. E se fossi in Bethesda correggerei subito questo aspetto, perché penso che sia particolarmente rilevante ai fini del gameplay stesso. Più in generale, ragazzi, vi posso dire che per questo pomeriggio di gioco sul multiplayer di Doom, e comunque tenendo conto che i contenuti a cui ho avuto accesso saranno probabilmente il 10-20% di quelli che ci saranno nel rilascio, personalmente non mi ritengo particolarmente convinto dell'esperienza multiplayer di Doom, che credo non raggiunga i livelli di pulizia nel gameplay di altri arena più blasonati, che anche se sono datati, a mio modo di vedere le cose rimangono superiori proprio nell'esperienza di gioco stessa. D'altro canto però, Doom è uno dei primissimi giochi a cui ho giocato, su PC ovviamente, ed è un capostipite degli FPS, insieme a Wolfenstein sono stati i primi giochi da cui tutto ha avuto inizio, a cui tutti si saranno ispirati e avranno dovuto confrontarsi nel creare quello che sono i first person shooter di oggi. E io li ho giocati tutti Doom, dal primo all'ultimo, e quindi non mancherò certo di giocare anche a questo Doom, però non lo acquisterò decisamente per la componente multiplayer, che la considero marginale dopo aver provato questa beta, rispetto all'esperienza offline che i Doom hanno sempre offerto, un'esperienza di altissimo livello e molto coinvolgente, che offre anche una grande rigiocabilità se pensiamo all'aumentare il livello di difficoltà, che ci costringe quindi ad imparare ogni singolo spawn per sopravvivere nella campagna, e sicuramente richiede anche una dedizione, una bravura e un bel po' di ore di gioco, anche perché Doom è famoso per gli spawn bastardissimi alle spalle, per i mostri che escono da ogni dove quando meno te lo aspetti. Quindi alla fine, tirando le somme, il multiplayer non mi ha convinto, non lo trovo all'altezza dei classici FPS arena, ma Doom mi fa tantissima gola per il comparto offline, da giocare rigorosamente di notte con le cuffie. Detto questo, ragazzi, lasciatemi anche voi le vostre impressioni, se l'avete provato. Magari su console le cose vanno un pochettino meglio sotto il punto di vista della fluidità, anche se un FPS arena con il controller è un po' una bestemmia, non si può sentire. Comunque, per l'amor del cielo, se avete la console, giocate su quella e sti cazzi. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video.